Ottobre, luglio. È più di un anno. C'è ragione, hai ragione. Andiamo bene. Nove mesi. Invece ho il piacere? Piacere. Barbara, banco. Maresciallo Ravità. Per me è vero sufficiente il nome. Giuseppe, per cortesia, non è per chissà che facciamo. Te la fastidio. Non riprendiamo i voti. Sì, ora si può dire. I piedi. I piedi, dai. Oggi per l'ennesima volta, dopo che ci avete portato la postarella, abbiamo fatto tutto quello che avete detto voi, tutti bravi. Abbiamo fatto tutto, ma manco dire della. E quindi siccome noi nel frattempo abbiamo scritto, abbiamo recusato i giudici, abbiamo trovato le prove fisiche dei bond alla SEC, di quanto valiamo, illimitato, capito? Ci avresti le bollette pagate, la luce pagata, e quindi la macchina vorreste, pagata. Oggi vorreste parlare con una persona specifica? Con un funzionario che sa di che cosa stiamo parlando, quindi qualsiasi, un a caso. Visto che il piazzale del debito pubblico ci si affacciano tutti. Noi come al solito sai che lavoriamo per ottenere così. Invece ti dico che non è buono, è vero questa volta. Che senso? Perché come popolo noi abbiamo ripristinato, perché le forze dell'ordine, ti devo dire una cosa, lo stemma polizia che c'hai sulla macchina, lo stemma guardia di finanza, sta in un'azienda che non è manco l'Italia, è in Canada. Quindi l'Italia ogni volta che mette la polizia sulla macchina, paga! Capisci che follia? E lì dentro c'è pure la Costituzione, pensa un po' che pensiamo così democratica. Noi non possiamo essere d'accordo. No, no, lo so. Noi cerchiamo di risolvere il problema in questo momento. Il problema in questo momento è che stavolta loro ci devono ricevere. Eccoci Stefano, siamo qua fuori dal MEF a Roma. Come ti senti e cosa, che messaggio vuoi dare? Beh, altamente emozionato. il mio messaggio è già tutto a posto, dobbiamo solo andare avanti, ma è già tutto a posto. Benissimo. Grazie. Eccoci. Buongiorno. Qual è l'azione che stiamo andando a fare? Stiamo praticamente andando al MEF consegnando tutta la documentazione della denuncia che è stata fatta e più dicendo a loro, dando le disposizioni. Oggi si danno le disposizioni al MEF, ok? Questa è la sintesi. Come ti senti? Benissimo, uno spettacolo. Come giusto che sia. Oggi è 4 luglio, una data importante, è una data molto particolare, quindi è una grande ricorrenza e la ricordiamo così. La liberazione dell'Italia sarà la liberazione anche dell'Italia il 4 luglio, in futuro, nella storia. Siamo qui io e Stefano. Eccoci. Siamo in attesa. In attesa di entrare per? Per depositare un documento e farlo protocollare. Un bel documento. Bello pesante, diciamo. Sì. C'è tutto quello che serve. Pesante spesso. Spesso, ma non di contenuto spesso.
Cosa devo dire? Sono qui oggi per attendere la risposta della Guardia di Finanza per ricevere la Ferrari, una volta per tutte. Comunque, niente, speriamo che tutto andrà bene, a parte scherzi. Niente, forza al popolo, siamo in onore. Amore, armonia e pace. Nient'altro che dire, boh. Non sono abituato a parlare spesso, quindi grazie comunque. Grazie a te. Giorgio? Niente, oggi è una giornata storica. Siamo qui a fare le denunce di tutti i reati che sono stati commessi dal capo dello Stato in giù, perché ci hanno frodato dalla nascita, e quindi adesso abbiamo scoperto tutta la verità e stiamo facendo le denunce, e quindi deve cambiare tutto. Deve cambiare tutto, questo è un giorno di svolta per l'umanità, a partire dall'Italia. Allora, secondo te, per attuare un vero cambiamento, qual è la cosa più importante? A mio avviso, come noi tutti sappiamo, tutto è frequenza e vibrazione, quindi il nostro intento è fondamentale per portare avanti i nostri diritti. Nell'intento. Intento è la motivazione, per cui con tutta la nostra anima dobbiamo portare il messaggio a questa umanità per poter risvegliare le coscienze. Noi siamo venuti qua per parlare col Ministro delle Economie e Finanze e mostrare le prove che esiste realmente un bond e che quindi dovevano scegliere. Noi siamo venuti qui per aprire lo Youth Exchange. Ok, un bond che cos'è per le persone che non conoscono? Allora, il bond è quello che creano al momento della tua nascita e che lo abbinano all'atto di nascita, dove ti costruiscano una finzione giuridica, e con quella finzione giuridica loro fanno dei contratti e ti creano un bond. Ci fanno credere che noi si nasce con dei debiti, ma non è così. Alla nostra nascita noi avremmo diritto a 2.500.000 euro, e per ogni cosa che fai, se vai a scuola e ti laurei, se ti sposi, se hai dei figli, dovrebbero riconoscerti un bond a te, mentre questo con il loro bond ci lavorano sopra. Quindi sei venuti per andare a... No, mostrare le prove effettive, non solo a parole, ma che ci sono le prove. Perché la Marzia, dopo 2 anni di ricerche, è riuscita a trovare il bond. Se vuoi andare, lei ti può dare tutte le informazioni meglio che di me, perché lei ha fatto 2 anni di ricerche e quindi c'ha proprio il cartaceo in mano, non solo le parole. Grazie mille. Prego. Grande Stefano. È dura stare in piedi oggi. Beh, abbiamo delle ottime risorse. Sì. Ci difendiamo. Dai. Comunque volevo dire che siamo in 22. Ah, fantastico. È una bella delegazione. Vero? C'è gente che arriva un po' da ovunque. Nord, sud, est e ovest. Perfetto. Cammela dalla Sicilia. Io ho lavorato 40 anni per questo palazzo qua, appunto. Figurati. Sono l'unica licenziata in Italia, è unica al Ministero delle Finanze. Vero. Non licenziate. A me. Alla funzione giuridica. Ora. Protisoro. Devono lavorare per me, perché questo palazzo è mio, sta crollando. Ora sono l'unica legge del bonus. Oh, che bello, almeno ci riprendono.
c'hanno metri e metri di registrazioni, no? Ecco. Andre, come stai? Noi ci siamo già qui, proprio qui davanti. Presente? Buongiorno, Mario. Una domanda. Noi siamo la nazione, lo Stato. No, no, che gruppo siete? La nazione, siamo una nazione autodeterminata. Presente il diritto primigenio naturale per l'autodeterminazione dei popoli? Sì, sì. Quello ce l'ha di fronte, eccoci qua. E siamo una delegazione. E cosa vuol dire? Vogliamo semplicemente che la frode del nome legale venga finalmente rivelata a tutti. C'è presente quella lì del nome legale? Sì. C'è la presente, ok. Quella, siccome abbiamo scritto al mondo, dal Presidente della Repubblica in giù, qui dentro, quante e quante volte abbiamo scritto, adesso siamo qua semplicemente per il reclamo del rimedio. Tutto qua, noi ci prendiamo il nostro rimedio e ce ne andiamo. Ma avete chiesto autorizzazione? No. No. A che cosa? A manifestare qua sotto. Abbiamo mandato la solita PEC a tutte le forze dell'ordine per avvertirvi che saremmo venuti qua, come l'altra volta. Non è una manifestazione. E non è una manifestazione. Siamo testimoni giurati, qui siamo tutti pubblici notai, pubblici ufficiali. Quindi non è una manifestazione, noi abbiamo striscioni, le magliette, ognuno è vestito come gli pare. Siamo una delegazione del popolo della nazione. Ok, quali sono le vostre intenzioni oggi? Parlare con un funzionario là dentro ed aprire la tesoreria della nazione, con il rimedio che ci spetta di diritto. Hai sentito come mi ha risposto? No, l'ho risposto proprio sì. Ma telecamera, quello che hai detto prima. Il signore, ma noi siamo qui per aprire la tesoreria della nazione, Stato, popolo. Noi e io sono. I am, one people I am. Ma il signore della Digos, che carino che è stato, ci ha ammesso che lo sa. Lo sa, capito? No, quella è vero, lo sa, sì. Ecco, allora perfetto, basta, fine del discorso. Lo sai? Sono etere. Ah, lo puoi scoprire. Infatti mi dicono che sono arrabbiata, Francesco. Ma non sono arrabbiata. Rado al suolo stamattina. Ma l'hai vista la faccia che ha fatto quando gli hai detto siamo qua per aprire la tesoreria della nazione? E la frode del nome legale, sì, l'hai vista la faccia? Non è la faccia, ma che si posso resistere? Sì, ma ha fatto così, ragazzi. Sì, gli ho detto, c'ha presente la frode del nome legale? Sì. Ah, ecco, e ha abbassato la testa. Fa. E ha abbassato la okay, testa. Ok, vediamo che si può fare. Allora, bisogna parlare con un funzionario, aprire la tesoreria. Allora, ora lei ci deve fare un piacere, ecco. Deve comunicare. Io ieri ho discusso, io non ho discusso con nessuno, ho cercato di spiegare a un mio amico carabiniere che da 10 anni mi ha detto: Barbarina, ma io lavoro per la Repubblica, Albertino, la Repubblica non esiste, mi stai lavorando per un'azienda privata. Ora già che la Digos, allora ai vertici stanno della frode, chiedo che è aperta tutte le stazioni carabinieri di tutta Italia della frode, e che noi siamo un popolo e che chiediamo il nostro di esercitare il nostro diritto come l'uomo. L'uomo può venire fuori da quella maschera, da quella maschera ha la possibilità divisa. Se le viene detta la verità, l'uomo ha la possibilità di uscire da quel ruolo maschera che gli hanno imposto fino ad oggi. Grazie Digos per aver messo quello che noi sappiamo. Lo sa che siamo brava gente, lo sa benissimo che siamo brava gente. Non sto dicendo niente. Oh, allora ci può aiutare per cortesia? Allora. Noi dobbiamo parlare con un funzionario e lì dentro lo sanno tutti ciò che ci abbiamo da dire. Tutti, dal primo all'ultimo. Noi vogliamo parlare con funzionari, volete continuare a fare gli schiavisti? A noi non ci interessa, ma a noi no, a noi no. Voi potete fare quello che vi pare, potete schiavizzare la gente, potete dire che pagate gli stipendi a loro e invece non lo pagate voi, le paga il fondo One People, quindi li paghiamo noi, potete fare come vi pare, potete ingannare, potete mentire, ci pensano le leggi universali a voi, ma a noi
ci date quello che ci dovete dare, che è il rimedio, la compensazione. Non appartengo a me. Ora vogliamo attivare di quali corpo è? La dico. La polizia, sì, esatto. La dico, sono perfetto, ci conoscete, siamo stati a Salerno, ci avete guardato i documenti, ci avete guardato tutto, ci siamo venuti noi da voi, eh. Siamo andati pure alla Digos. No, non stiamo. Tutti l'abbiamo fatti, ci manca solo la finanza che poi ci andiamo. Esatto. Non sto contestando nulla, vediamo poi che qualcuno scende e vuole parlare con voi. Io posso fare. O sarebbe gran coraggioso, gli faremo un monumento se qua. No, sicuramente, mi piace qualcuno altro. Quindi voi state qua. Sì, sì, ce ok, vediamo se ci riesco a fare qualcuno per questo. Ma come si chiama, me lo ricorda? Il contingente che adesso vedo. Roberto. Grazie Roberto. Ma l'hai registrata sta roba? Mi come mi è venuta bene stavolta? Stavolta è venuta benissimo. È venuta benissimo. Stavolta mi è venuta bene. Ciao Gaeta. Allora, se volete che si allontani, potete spostarvi all'ombra sotto l'albero? Sicurezza non dovete inquadrare i tornelli perché c'è gente che timbra, esce, okay. E va rispettata la privacy. Cerco di stare in angolo. Sulla signora, potete allontanarvi. Devo riprendere un attimo. Questa è anche zona di maiale, no, c'è il popolo in diretta. Puoi riprendere da lì? Non sto facendo niente di male, sto riprendendo la rivendo, non sento l'audio. Non sento l'audio, non ha senso. Siamo qua. Ti riesci a filmare? Sì. Più che altro non si sente l'audio, comunque vediamo. Stanno facendo qua. Cerca di beccare le labbra qui al mio schermo. Però non si sente niente. Vabbè, ci farà poi una sintesi Barbara di quello che sono detti.
Ciao Barbara, allora ci fai una sintesi di quello che è successo? Come dicevo già al popolo, la sintesi è che mandano avanti sempre i facenti funzione di più basso grado che non sanno, poi arriva il funzionario che fa finta di non sapere o che magari non lo sa davvero, io non voglio dire che lo sa per forza, ma la sensazione invece era che ce lo sapeva, per fare cosa? Per spostarci da un'altra parte, sposta di qua, sposta di là. Giorgio Fregani, ti saluto. Ciao Gio, no adesso così ho detto che... Ciao, aiuto. Mamma mia, sì. Sono andati. Un uomo nudo, un uomo vivo. Capisci? Adesso ci dicono che secondo loro dovremmo andare a portare la denuncia che noi abbiamo già inviato via PEC cartaceo, ma noi ci abbiamo preparato il plico, quello lo facciamo sicuramente, e prendere un appuntamento. Ho detto guardi, è da 12 ottobre 2023 che prendiamo appuntamenti, anche no, ma loro si fanno forte che ci sono loro che li difendono. Quello. Quindi il next step? Attendiamo cosa ha da dire, è andato a controllare che c'erano le PEC. Ah, okay. Ora se lui siamo viene, che controlla che ci sono le PEC. Adesso quando lui viene lo riprendiamo perché quella è la prova che ci sono le PEC. E quindi quando andremo alla finanza ci sarà la prova di un finanziere che ha guardato. Okay. E poi andremo alla finanza a depositare come era di obbligo la denuncia che noi abbiamo già inviato via PEC. Poi, dopo quello, con la scritta e tutto, Banca d'Italia. Okay. O Cassa Depositi e Prestiti, tanto su qua, è una qua e una lì. Perfetto. Ma via da qui oggi c'è così CSM, no. CSM, se ci vogliamo andare a salutarle qua dietro. CSM? Sì. Andiamo anche di oggi. Perdonami. Allora, noi dobbiamo andare lì e dobbiamo chiedere di chi, di quale ufficio, dobbiamo... La tributaria è. Okay. State andando la tributaria, sì. Quella a cui noi, una degli indirizzi a cui noi abbiamo mandato. Semplicemente, noi siamo venuti a mettere per cartaceo quello che già abbiamo inviato via PEC, okay. Con tutta una serie di... E siamo stati mandati dal MEF. Dal MEF, il MEF ha detto lì prima meglio che lo portate cartaceo. Okay. E noi ve lo stiamo portando cartaceo. Ci fate la denuncia. Cartaceo, siamo abbiamo qua con l'Universal Pass, no, okay. Certo. Con l'Universal Pass, certo. Perché con altro noi non ci abbiamo, mi spiace, se ti serve questo te la do, ti do questo e non lo do. Sai, lo prendono le procure. Ah, esatto, sono le denunce queste. Quando mi dicono ma l'Universal Pass non funziona, no? Deve vedere gli orari. L'indirizzo ce l'ha Giorgio. Giorgio? Giorgio? Sì, sì, ho già preso. Bisognerebbe verificare se c'è ancora qualcuno, perché siamo in mezza. Andare là e farci un chilometro? Una telefonata non si può fare. Chilometro e mezzo andare, un chilometro e mezzo a tornare, e poi magari non c'è nessuno. C'è una telefonata, si può fare. Stanno guardando. Questo è quello che si può fare. Ah, aspetta che c'era un mega zoom, brava Barbara, grande, bravissima, grande popolo, madonna che roba ragazzi, voi non avete idea quanto sono, posso dire orgogliosa, diciamo orgogliona, perché l'orgoglio è l'ego, no? Però mi sento veramente molto molto fiera di far parte di questo popolo, e ho ricevuto anche dei complimenti per il popolo
dagli uomini e le donne del 2013. È Eugenio, sì, che in questi giorni ci ha... L'ho guardata a metà l'intervista con lui, devo finire di vederla. No, Lamberto, Eugenio Maniscalchi, che adesso è giù in Calabria per grande, come si chiama? Per il corso della legge naturale. Quello che hai fatto l'intervista. Ivan. Che grande. Eugenio Maniscalchi è quello che spesso è con Luca Labella. Penso di sì. Non lo so. Però è il 2013, è lui che ha. Perché infatti parlano in un determinato modo, ma poi quando parlano loro, che fanno gruppo, e poi alla fine non è che sono tanto pro. Gli ha detto che si è trovato benissimo col popolo, che è bella gente, e questo vuol dire che è un buon popolo. Ma hai sentito l'intervista di Luca Labella con Marina De Santis? No, la devo sentire? Va bene, lo sentirò. Ce l'ho, guarda, ce l'ho ancora un po'. Chiedo il permesso di mandare a Marina, che ce l'ho. Come no? Ma me le penso che me l'ha mandata pure lei. Perché me le manda le sue interviste. Allora, ti volevo chiedere, allora sono i soliti dubbi, diciamo così, che un po' vi sento che a volte ancora tra tutti ci sono un po' così. Per quanto riguarda l'utilizzo, diciamo ancora a volte che ci tocca quando siamo in qualche modo, diciamo, costretti dalla finzione giuridica. Ok, come ci si relaziona con la finzione giuridica? Noi cosa c'è? Si dice non siamo gli amministratori della finzione giuridica. Noi siamo Homo Vivo, non siamo né amministratore né beneficiario né disponente, anzi siamo beneficiario, amministratore e disponente, perché dopo PPT non esiste più la finzione giuridica. Ora, in questo mondo che ancora perpetra la schiavitù, come si fa? La cosa che posso dire è: rimaniamo sempre convinti e consapevoli che ogni volta che noi facciamo un'azione, e anche utilizzando la carta d'identità, ci inseriamo l'Universal Pass, noi abbiamo inserito i codici, perché questo sistema si riorganizza su codici. Chi li inserisce i codici? I co-creatori. Chi sono i co-creatori? Noi. E allora loro chi sono? I manifestatori. Ecco perché hanno bisogno del nostro consenso e ci programmano, perché noi possiamo pensare quello che vogliono realizzare loro. Mi sono spiegata? Ora, quando noi ci riprendiamo il potere manifestativo, chi siamo? I creatori. I generatori. Ognuno di noi è Posso Dio. Fare una testimonianza? Perché? Vengo lì con te? Amore. Che è successa stanotte? Ma perché? Dovete venire per forza con me? Sì, perché così almeno lì ci sono le prove. Va bene. Allora, fanno un caldo questi? Questa notte, noi che eravamo in viaggio in treno. Esatto, siete partiti ieri sera da Imperia. Esatto, da Ventimiglia. Un pochino più là. Allora, siccome, come tutti sapete, quando tu viaggi con un vagone letto devi fare un biglietto nominativo. Biglietto nominativo cosa prevede? Prevede che comunque quando viene il controllore ti deve fare il controllo del biglietto col documento in annesso, perché deve vedere se sei tu, no? Perché è ovvio che loro devono sapere se sei tu. Quindi ieri sera arriva, era Luna, ci controlla il biglietto, va bene, documento. Documento, guarda il documento da una parte, guarda il documento dall'altra, guarda il suo documento da una parte, guarda il suo documento. L'ha girato, non so, 4, 5, 10 volte. L'ha guardato bene. A un certo punto mi dice: ma una carta d'identità? Ho detto: ma non esiste proprio la carta d'identità, gli ho risposto. E questo qui è un documento internazionale, quindi ti deve bastare. E ha continuato a guardare il suo documento. A un certo punto gli dico: ma per caso ti serve il numero del documento? Mi dice. È lì, lo vedi che è lì, questo qui, gli ho indicato col ditino. Ah! L'ho trovato! Grazie. Che t'ha fatto? Ha inserito il codice univoco del documento e l'ha inserito. E dite, domani vi vengo a svegliare e vi porto la colazione. Ecco, così. Ha inserito il numero dell'Universal Pass. Allora vanno in confusione, non le. Quindi automaticamente è stato messo nel circuito. Grande, guarda, adesso vi faccio anche una testimonianza con questa donna. Eccoci. Grazie. Che invece è venuta da Ibiza con l'Universal Pass. Sono arrivata al gate, ero in cima alla fila e mi incominciavo a fare domande, dico: certo, se sto qui in cima alla fila mi fanno problemi, faccio tappo a tutti questi passeggeri. E poi ho detto: no,
che io lo passo quel gate e mi sono messa un pettito a testa alta, sono arrivata al gate, biglietto, Universal Pass, lo guarda, fa, ma non l'ho mai visto. Questo è un passaporto diplomatico, sono un pubblico ufficiale, sono in missione per l'Italia. Non l'ho mai visto, Dio, se scansioni il QR code puoi vedere anche se è valido. Dice, ma posso chiamare il mio capo per accertarmi? Sì, sì, fa pure. Chiama il capo, gli dico le stesse cose. E poi legge, valido per aria, mare e terra. Valido. Prego, buon viaggio. Bellissimo, no? E quando ho passato nel giro di tre giorni e quando ho passato quel gate ero già in volo. Già tanto così potevi venire direttamente senza aereo. Sì. Adesso bisogna puntare agli Stati Uniti. Però devo dire una chicca. Devo dire una chicca di Gianni Libero, che adesso è adesso. Ma la devo dire. Che prima ci ha raccontato. Dov'è? Gianni, chiamate. Gianni, vieni qua. Gianni! Sì, vieni! Adesso ce la facciamo raccontare a Gianni. Sì, certo, cioè, è presente. Questa è una chicca. E stasera riprendi l'aereo e torni là con l'Universal. No, perché c'è da modificarlo. Dicevano che mi stavano per raccontare una chicca che hai fatto te, invece scusa, la racconti te. Riguardo l'Universal Pass per andare in metropolitana. Io ero un tempo. Ah, il fatto, ok. Hanno fermato la polizia con l'esercito e quattro della sicurezza ATAC, e la polizia ha visto l'Universal Pass, ha detto e purtroppo l'Universal Pass puoi viaggiare solo in superficie, in aria e in mare, sotterraneo non puoi andare perché non c'è scritto sull'Universal Pass mezzi sotterranei, così ha detto, vabbè prendi mezzo di superficie. Allora sottoterra non ci puoi andare con l'Universal Pass. Metropolitana no, sottoterra no, non è terra, non è terra, sull'Universal Pass manca mezzi sotterranei. Guarda, manca mezzi sotterranei perché la metropolitana è sotterranea. E scusa, quando gli hai detto per terra, mica per loro non detto è terra, per loro è sotterraneo, non è terra per loro, per loro la terra è questa. Sotterraneo sotto, dice che non si può andare con il resto. Così mi confermo. No, ma questa è superficie terrestre, non è terra. Così mi confermo. Allora, devi dire, questa è superficie terrestre, non è terra, terra è tutta. Dobbiamo tutto. Ma purtroppo allora, un'altra cosa, decidi, per esempio un uomo della terra friulana, Claudio, lui ha avuto il coraggio di mettere le targhe. Ma sue, adesso le targhe le metteremo tutti insieme e sarà la nazione ad avere le targhe. E gli hanno confiscato le targhe, gli hanno fatto un sacco di storie per poi riportargli in Universal Pass a casa dicendogli questo glielo restituiamo, tanto non è valido per l'espatrio. Sti cazzi. E quindi se non è valido per l'espatrio, che cosa è valido allora? Cioè allora tutto è valido resto? Qua che non puoi uscire all'estero. Ma non è vero, noi usciamo all'estero. Barbara viene da Ibiza, non si può andare sotto casa. Vabbè, sotto terra non ci andremo. Non è valido però per i metropolitani. Stai parlando di metropolitani. Dicevi per gli Stati Uniti, dicevi Barbara. Allora, per quanto riguarda i viaggi aerei, c'è lo Schengen, che è diciamo il circuito che riguarda l'Europa, e poi c'è fuori Schengen. 39. Allora anche lì, 39. Fino adesso fuori Schengen non c'è riuscito di andare, ma ogni volta che qualcuno è andato fuori Schengen, che cosa ha fatto? Ha messo, come dicevamo prima, i due documenti insieme. Quindi questo è quello che tu vuoi, questo è il mio che riconosco, e questi sono codici che vengono immessi. Perché loro poi, siccome sono tutti in UCC, quindi Uniform Commercial Code, se succede una cosa in UCC e nessuno e tutti stanno zitti, poi quella cosa è legge. Quindi se è passato uno, passano tutti. Ora, non ci abbiamo ancora mai provato da quando ultimamente, con un viaggio che io ho fatto a Catania, andata e ritorno per un evento a Catania, anche lì da Catania sono venuti speciali, senza manco la PEC. Senza neanche averli avvisati. Lei, Carla, dopo quel viaggio dove io non solo... Aspetta però, cosa ho fatto? Non ho soltanto viaggiato, perché tanti hanno viaggiato con l'aereo anche prima di me. Io ho ringraziato la compagnia. Ma fatti, lo faccio. Ho attenzione, lì c'è la prova che io sono passata. Perché sennò non c'è la prova, che ne so, magari te dici che hai viaggiato con quello. Magari mi hai dato un altro. Magari poi al gate invece ti hanno chiesto la carta d'identità e tu l'hai data.
E invece io ho ringraziato la Ryanair per aver fatto un viaggio meraviglioso e gli ho detto che avrei consigliato alla nazione quella compagnia aerea. Lei ha viaggiato con la Ryanair, credo che anche dalla Sicilia. Anche lei ha viaggiato con la Ryanair. Con la Ryanair. Carmela è suo figlio. Attenzione. Quindi capite cosa sta succedendo? Loro ringraziano anche loro, eh. Ecco, questo è la prova che è successo. Sì. E se c'è una prova che è successa è inconfutabile. Sì. Perché io ho mandato solo esclusivamente la ratifica dell'Universal Pass Planetario, ce l'ho presa e gliel'ho girata, ringraziandoli che avrei viaggiato con loro e quando sono tornata, andata e ritorno senza nessun problema, li ho ringraziati per aver viaggiato con loro. Questa è la prova che non ho soltanto notificato il documento, ma con quel documento sono andata e sono tornata. Allora adesso, grazie di aver viaggiato così comodamente, grazie quell'altra, certo, che ha viaggiato, grazie. Ho viaggiato comodamente veramente. Vale anche per Casa Maranello, eh. Con la Ferrari? Sì, però già prepagato, Maranello, Casa Maranello, sono già prepagato con l'Universal Pass. Quindi guarda, già nel popolo c'ha questa nomea. Ormai se vediamo passare una Ferrari è Gianni. Certo, passa una Ferrari, mi emoziona. No, ma se noi la vediamo passare, diciamo subito, ecco Gianni. Ecco. Prima o poi ti sgassi. Lo fai fare un giro però. Fate silenzio, per favore. Vi chiedo per favore. Mettiamo anche il banco gelateria nella Ferrari. Gli fa anche il caffè. I motori, però, secondo me. Anzi, metti in orizzontale. Semplicemente utilizziamo come termine la funzione giuridica o è sbagliato? No, sotto costrizione loro la utilizzano perché noi continuiamo ad affermare la verità che non siamo quella funzione giuridica. Però sono loro che continuano, capisci? Sotto costrizione. Quando tu metti la carta d'identità, qualsiasi cosa, sotto costrizione, perché sei costretta a usarla, perché sì, sennò non mi dai la pensione. No, cioè, capite che questo è la schiavitù che si manifesta meravigliosamente. Perché? Perché se non fai questo io non ti do questo. Se non fai questo, ma come se non fai questo? No. Allora non sono libero. No ragazzi, noi siamo liberi. La libertà è qualcosa di interiore. Non te la dà il sistema, come non ti dà l'accesso al valore il sistema. Qui siamo di un internazionale, un rapporto diplomatico, la conferenza delle 5 anni, due vivamente vivi, autodeterminati in legge naturale. Rappresentanza di un popolo. Sì. No, dico, è emesso da un ente ufficiale questo corso? È da una nazione, in secessione da tutte le popolazioni. Esatto. Una carta d'identità. No, non siamo funzioni giuridiche, siamo completamente non sì. Sono ancora un po' guarda. Poi io quando sono a cospetto di questi qua non ho molto, non tengo molto. Gira il telefono, Franci. Orizzontale. Prego.
Ma passano due persone, vai. Prego, venga lei. Ok. Ci sono messo di venire a portare una copia anche a voi. Ok. E quindi questo è tutto il nostro scritto, che è già tutto quanto notificato anche a voi via PEC, di cui ci sono le PEC ricevute di consegna per dimostrazione che è una notifica già effettuata ufficialmente, ma ve la consegniamo anche a breve mano. Ah, ok, quindi praticamente già vedete. Esatto, sì, esatto. Prego. Ce ne sono tantissimi gli indirizzi, guardi, lì sono stati più uno, ci vorrà un bel po' di tempo per sbagliarli tutti. Però sì, ovviamente ora sono certa al 100% che ci sia anche la pecca di questa struttura, ma della Guardia Finanza c'è sicuramente, assolutamente sì. Della pecca generale? Assolutamente sì. Il quartier generale? Sì, sì, cioè, ce lo garantisco, che c'è in ogni video che abbiamo fatto. E qui c'è tutto. C'è tutto quello che abbiamo già notificato via te. Esatto, okay. Questo è il plico cartaceo, prendi in mano. Questa è la di fronte a lei. Se semplicemente mi fa la cortesia di mettermi il timbro e glielo ho consegnato per noi, io sono a posto. Questo è è tutto scritto lì dentro, già notificato. Questo è semplicemente un'integrazione breve, ma una ripetizione di ciò che vi abbiamo già mandato. Tante volte avete avuto difficoltà a scaricare gli allegati. Infatti sono tutti quanti di contento, esposti chiaramente, con prove verificate, accertate, sì. E con tanto di link diretti dove potete andare a verificare. Vi preghiamo di indagare su quello che affermiamo lì. Un po' fuori rispetto alla verifica. Lo so, ma noi diciamo. Sì. Perché insomma, ripeto, di solito c'è, secondo la procedura, c'è una persona sì. Che lamenta di aver subito un danno sì. E quindi espone i fatti. Sì. Perché la magistratura proceda per verificare il sì. In questo modo, io, cioè, il verbale vado a fare. Anche soltanto vi consegno le storie. Cioè, dovrei fare un semplice verbale dove dico: mi sono presentato un giorno dopo sì. Nell'ufficio della Guardia di Finanza e ho consegnato. Va benissimo. Allora, non ha possibilità di se una semplice consegna. Okay. Perché lei già ha fatto come. Ok, ma allora. Volevo precisare una cosa, se mi permette. Intanto, qui non c'è deriva o tale, forse uscire un po' a determinare naturale a lei di competenza di indagare per dei danni che tutti quanti noi, voi compresi, abbiamo esatto. Esattamente. Quindi io sono una portavoce, una del popolo, della nazione, che è stata incaricata dal popolo, dal palazzo del MEF, venire qua per integrare una denuncia già fatta via notifica aperta. Quindi è semplicemente un'integrazione, è una lamentela, dove tutto quanto esposto nel sito fisico di lei, con tutte le varie link dove potete approfondire. Il mio progetto, il PS,
e la comunità, noi abbiamo le stesse situazioni rappresentate da associazioni, qualsiasi associazione, no, sto facendo il parallelo. In quel caso anche lì è un ente che rappresenta più Sì. soggetti. Non c'è la procedibilità, perché non c'è il soggetto che ha patito il danno. C'è un popolo, sì. C'è un popolo intero. Per avviare, serve che ci sia almeno un soggetto che abbia Guardi, passivamente lì dentro ci sono gli autografi di oltre 300 uomini e donne autodeterminati come me, a testimonianza di quello che ha affermato lì dentro, assoluta verità. Quelle sono dichiarazioni di assoluta verità giurata. Quindi, facendo procedimento. ho Abbiamo capito. un'agenzia che almeno uno dei soggetti che hanno subito l'azione negativa e promuove l'azione penale. Quindi almeno uno di quelli che sta, che lei ha detto che ha esposto i fatti qua dentro. Vabbè, ha in mano i Esatto. vostri documenti, poi tranquillamente vedo il mio, Sì, e lo può fare il mio. Non avevo capito, non era più un è solo una dettaglio. questione è formale, non mi Mi dire di toglie un po' la stanchezza. no. È da stamattina. Prego. Se facciamo un po' di integrazione. Di integrazione a quello che è già stato notificato da scopo. Facciamo, perché io dicevo, se no facciamo saltare delle tempo che abbiamo. Chiedo una cortesia, vi prego, nel vostro verbale, Lo legge lo di scrivo. avere la cortezza di scrivere il mio nome, quindi prenome e cognome, tutto in minuscolo, non associatemi alla finzione giuridica che eventualmente nel vostro database vi dovesse saltare fuori, perché sapete che commettete una frode, e quella non sono io. Quel cognome, nome scritto in minuscolo, non sono io. Prima di noi Certo, come lo leggiamo, parliamo, però io lo strappiamo, lo modifichiamo, facciamo risentire e poi lei mi dice, ok, va bene, quindi non c'è nessuno, tecnicamente c'è questo vizio perché si arriva a 100 e non vale niente. Quindi no, giusto, anzi, la ringrazio, dopo così almeno è diciamo, capisco. È una vita che possiamo farci poi. Mamma mia, che viaggio. Abbiamo beccato il giorno di qui. Oh. Se mi serve. Io non ero avvantaggiata io e speravamo di riuscire a dire bene, e quindi saremmo stati in ritardo nell'appuntamento al MEP e siamo venuti in macchina con l'idea di prendere la lasciare la macchina fuori, prendere la metropolitana per raggiungere il centro. Metropolitana chiusa oggi per sopra. Mamma mia. Stancante. Wow, sì. Considerando che abbiamo fatto le 13 questa mattina, no, sì. Terminare di impaginare tutto il ciclo che è nelle sue mani. Autografato Eh sì. e introntato interamente di Di Maso, pagina per pagina. Dalla donna che ha l'impronta, perché quella è la mia impronta, quella è Scusate, avevo il dito.
Quando si opera per la libertà e l'esercitare il diritto inalienabile all'esistenza non si guarda. Io sono malata a Grosseto. Per l'indirizzo di piazza 13, perché l'accesso al valore siamo noi e il sistema lo sa talmente bene che ci tratta con noi abbiamo tutti quanti noi, anche il più piccolo nato, abbiamo un valore inestimabile. Noi non lo sappiamo e siamo quelli condizionati, non vali niente, non ce la puoi fare, ma te, ma se tutti gli altri, ma no te. Ma il sistema che invece sta cosa raga, mi spiace, bene le leggi universali, peccata, hanno telefonato da ci fuori. Tratta come garanzia ai loro prestiti. Prima un ragazzo ha detto, parlavamo dello stipendio, no? E ha detto a me me lo paga il MEF. Non è vero, il tuo stipendio te lo paghi da solo, col tuo account. Tu te lo stai pagando da solo, perché se tu hai un valore illimitato, ma secondo te loro da dove lo prendono? Dal tuo accesso, valore. Dal tuo valore, dal tuo, per loro si chiama bond found, per noi a oggi si chiama accesso diretto al valore e non è l'accredito, perché se c'è un credito c'è pure un debito e il debito è il peccato originale, esattamente quello, e noi il peccato originale non ce l'abbiamo, nessun peccato originale. E col tuo bond pagano anche i contributi. Pagano i contributi, pagano la pensione, sì. Ma le tasse, il telefonino, qualsiasi il contratto telefonico. Cartolarizzano tutto. Anche questo. Vedi anche mutui, prestiti, multe, tasse, tutto cartolarizzato. Quindi a te le chiedono, ma in realtà come dire, li vuoi? E tu gli dici no, non li voglio. Anzi te le do e loro dicono grazie e mettono nel fondo e reinvestono e ogni tanto arrivano e ti dicono li vuoi gli interessi con per esempio l'estratto conto bancario, no? Li vuoi gli interessi? E tu gli dici no grazie, ah vabbè c'ho solo 5.000 euro sul conto, c'ho solo 200 euro sul conto, meno male che ce so, ti stanno offrendo quei 200 euro. Infatti non hai capito, dare a avere sembra quasi al contrario. E infatti è al contrario. Vedi che allora ci minavo giusto, però dicevo, ma l'hanno dovuto spiegare. A modo loro me l'avevano spiegato, perché secondo me, nella mia logica, era che il dare era a me e l'avere era loro. Invece no.
l'avere è te, perché tu devi avere, certo. E loro devono dare. Esatto. E però quando però tu te lo propongono, ecco, è come l'articolo 10 della Costituzione, certo. Gli avvocati lo vedono e lo leggono secondo cosa? Gli occhiali che gli hanno fatto mettere durante lo studio. Quindi per loro quella parola neanche viene, la parola che è conforma, no? Non viene neanche recepita, perché? Perché c'è una spiegazione sotto che dice come la devi interpretare te. È uguale quello della banca. Tu devi avere, non devi dare. Che devi dare? È tutto a nome tuo, il pianeta è a nome nostro. Però, però ci chiamiamo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ferrero, perché tra l'altro i bond italiani, la maggior parte degli utili se le piglia la Nestlé. Così, che è sempre dentro il found. È buono per i bimbi. Sentite, lo vedete? Ah, tristezza. Allora, cita da questa enorme caserma della Guardia di Finanza, dove ho consegnato il plico in cartaceo. E ovviamente con Universal Pass, abbiamo presentato tutti quanti Universal Pass, hanno redatto un verbale di ricezione di integrazione della notifica che gli abbiamo già fatto con la PEC. Ho avuto accortezza che nel verbale non venissi assolutamente identificata con funzione giuridica, quindi ho fatto togliere dichiarante, signore, eccetera, eccetera. Hanno scritto tutto quanto in minuscolo, vedete, donna viva. Hanno voluto, diciamo, hanno capito che era un popolo che presentava questo plico, però hanno voluto, diciamo, un portavoce. E quindi ho dato io il mio Universal Pass e sono fatta conoscere. Nessun problema, hanno messo i miei riferimenti e hanno preso il mattone di 874 pagine, l'hanno accolto assolutamente in maniera tranquilla, insomma, è andato tutto liscio. Ce l'abbiamo fatta. È stata bravissima. È stata bravissima, grazie. Grazie. Lei è l'aereo, non è la peluzza. Ciao, torniamo là. A dopo, ragazzi. Vedo l'ora che arrivi con quel bel foglio, Leonora. Ok. A dopo. Questo è un po' la truffa che questi ragazzi che ci stanno qui, che sono tanto contenti di stare qui con noi oggi in una cifra, ma non si muoveranno da qui perché non possono, perché li abbiamo chiamati noi. Gli abbiamo mandato una PEC, tutto a posto. Infatti lui quando è arrivato ha detto come l'altra volta, no? Tutto, certo, come l'altra volta. Disarmati. Disarmati, senza striscioni. Certo. Ma anche il fatto che loro sono come noi e possono avere dei sogni, possono sognare la Ferrari, pure loro. E la possono avere anche loro la Ferrari, se riescono a capire. Altrimenti rimangono come tanti sognatori sognando la Ferrari e non la potranno mai avere. Magari loro vogliono una Tesla. Non riescono a svegliarsi. Allora se si svegliano, spiritualmente, la capiscono. Grazie. Metti paura quando fai così, te lo dico. Io mi prendo una Lamborghini per sfidare Gianni. Andate in pista però voi due, eh? Andate in pista e correte quanto vi pare. No, per strada no. Mi prendo un pezzetto di spiaggia, un pezzetto di campagna sulla costa. A custodia. A custodia. A custodia. Stanno tornando. Stanno tornando ma erano lontani. Volevo chiedervi una cosa. Sarebbe utile dare informazioni su come utilizzare l'Universal Pass. Perché dentro l'Universal Pass ci sono scritte tutte le informazioni utili, anche senza avere, i documenti appresso. Allora, e sarebbe interessante fare un vademecum, qualcosa per spiegare come può essere utilizzato in coerenza l'Universal Pass quando si interfaccia con le funzioni giuridiche. Allora, lui prima mi ha domandato, dice, ma in questo QR code ci sono i documenti, quindi domanda te. Lo devi aver visto già. Sì, gli ho detto sì, nella maggior parte sì, il mio no. Il mio va direttamente al sito dove ci sono tutti i documenti di tutti, quindi non è che... I miei gli ho detto vedi, me li porto appresso cartacei perché mi piace la carta a me. Siamo antiche. Sì, infatti la mia borsa pesa quanto uno. Va bene quel discorso. Aspetta, ti volevo dire. E lui mi ha detto sì, vabbè, però qui non c'è scritto. Chi l'ha rilasciato? La nazione. One People, la nazione. Ma
E chi me lo dice a me che è... Allora io gli ho detto, vedi questo record of deed? Questo record of deed ti dice che sono validi, perché qui che è scritta la Italy Republic of. E se non è valido questo, non è valida neanche la Italy Republic of. E questa è la forza dell'azione di Ether. Esisti? Allora esiste la procedura. Non esisti? Allora la procedura non ha senso di esistere. Ecco, semplice. Proprio per questo, proprio per questo che l'Universal Pass secondo me è stato fatto ad hoc, certo, pensato da tutto il popolo. Ma che scherzi? E può essere utilizzato come l'unico documento, perché ci sono tutte le informazioni. Tutti. C'è il record of deed, ci sono informazioni sulla Willow. C'è la Willow, c'è tutto. Quindi, chiamiamolo tra virgolette, insegnare a utilizzare quel documento. Conosco un ragazzo dell'Emilia Romagna che ha fatto un sacco di video già di spiegazione, lo conoscete, è vero? Sì. Certo, tu conosci? Io non lo conosco. Si chiama Danilo. Ma guarda te. No, però. Oh, ma so delle settimane che gli ho detto me la guidi tu a Resolution. Niente, c'ha la connessione a due, c'ha la connessione. Come apre il microfono si azzera. Che te devo fare? Una connessione. Si vede che non ci devo essere in Resolution. Devo essere da altre parti, ma non in Resolution. Non ci provare. Non ci provare, perché se non ci siete ritocca a me un'altra volta. Ah, quindi volevo... cos'è, una delega? No, una staffetta. Ah, una staffetta, una staffetta. Okay, così. Okay. Una staffetta. Ok. Perché se non tocca a lui tocca a te. Vedi. Amore, stai calma, con calma. Tu calcola che ieri sera erano le 4 e 3 noi stavamo a fare sta roba. L'ultimo. Ecco, vedi, queste già sono tutte fatte da ieri sera. Di chi era questo? A chi? A chi? Chi era? Il tampone è tuo, se? No, io l'ho perso. No, Giovanna. Se ti serve te lo lascio, perché ce n'ho altri, Tanto guarda, vanno via come il pane. Vai. Quando ci mettiamo a fare la roba, vanno via come il pane. Poi lo in Puglia, poi lo faccio un po' di aspetta, non te ne andare che firma. Dammi un abbraccio. Punta alla denuncia cartacea. E metti come siamo, come li vivi? Solo? Ma io penso a questo punto ho agente autorizzato a fine problema.
alla tributaria. Allora, si dichiara che la terza volta i funzionari caricati di sono mirati indietro dai loro dove aiutatemi voglio scrivere che ci sarà l'altro appunto io basta uno di uno aiuto, che devo prendere ma vai avanti la terza volta pensiero di incaricato dai loro doveri e obblighi contrattuali commerciali contrattuali e commerciali si dispone dei originali si dispone appuntamento da concordare nel giro di massimo una settimana. Prendilo già, non si dispone. Allora, perché noi ci troviamo. Si dispone che loro ci lo diano da la vedo così. E se entro una settimana non ci danno l'appuntamento, allora verranno denunciati direttamente. Brava, sì. Trattativa. Di confronto? E confronto. Con i dirigenti. Del Ministero dell'Economia e Finanze per due giorni sola da oggi per il giusto rimedio. No, non ce lo scriviamo. Allora, perché serve il
specchi, due giga, specchi del ritardo. Chiocciola PEC. Sì, sì, è chiocciola PEC. Secondo me era dopo il mio insomma. Che cosa? Per l'Italia se riscriviamo qui ci sarebbe un distinti saluti, ma scusate, in attesa tanto si doveva. Esatto. Allora, rebus sic stanti. Ok, original arrivo. Prego. Stefano, Stefano, a rapporto. Vieni a firmare prima te che sei inerente, che eri quello che dovevi anche entrare. Il foglio di consegna con nuove disposizioni di appuntamento. Ma se no, tutti no, chi ci entra? Ho detto lui perché lui è quello che doveva entrare. Ma se vuoi firmare, vieni. L'ha chiamato, no, mi ha chiamato tutto a posto, voleva sapere com'era andata. Dopo ti passo Barbara, fa no, no, tanto ci vediamo fra un po'. Prego. No, come va scritto, tesoro? Firmo prima io. Allora.
Devi prendere il numeretto? Sì, no, per chiamare. Lo diamo dentro. Per chiamare. Ci si mette la rimetta al caso, no? Aspetta, mi sono dimenticato di scriverlo fino a terra. Eccolo qua. Ok, via, ok, grazie. Ora vanno in consegna la postarella. La delegazione Stefano. Ah, ma c'è dietro Salvatore. Ok, scusate. Possiamo fare? Sì, 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 sì. Sembra quasi un amore. È già tanto. Com'è sottile? È già tanto. Queste osservazioni così sottili. Ma lo facciamo questo nel tuo piede? Sì. Aspetta che così... Cosa? Facciamo anche una foto, poi così almeno abbiamo una foto. Così. Sì, 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 no, facciamo tutto, sì. Aspettiamo c'è che... L'altro. Sì, no, aspettiamo che ci portano. Ok, questi, allora, questi dovrebbero andare insieme. Come fa a mettercelo? La denuncia è quella. Questa è la denuncia alla finanza e questo è l'atto in presenza del popolo. Prego, prego. Sì, e anche quello possibilmente. Scusi, No, no, perché non so. Queste sono. Fabio, il timbro l'ho messo solamente qua, perché quelle comunque sono fogli. Tanto mi sono poi dentro. Infatti. Io posso mettere solo il timbro comunque del controllo. Ok. Va bene, questo prendete voi. Sì. Seguite il timbro. Ok. Chi volete che vada questa stanza? Al dottore Remitte. Sì, Riccardo Fabieri. Guardi, è un frigo chiuso, però quelli abbiamo fatto denuncia stamattina. No, no, questo qua non deve essere così. No, no, vabbè, volevo capire giusto. Sì, sì, no, no, certo, ci poteva avere detto, capito, assolutamente.
Pronto? Non prende benissimo qua. Infatti, ma no, ma poi adesso sapremo a nei momenti più delicati. Che no, no, sì, no, lo sentiamo qua. Non prende proprio qua. Ce lo prende proprio. Le altre copie della denuncia ce l'hai così? E nessuno qua? Sì, sì, l'ho date già a lui. Ho preso solo una copia. No, perché poi è stato l'IGI al dovere 10 copie, abbiamo fatto questa luce, dobbiamo farli finire. No. Grazie. Così va bene, la somma dei parti. No. Il totale è molto più della somma delle parti. Sempre uno. Se entriamo nella fase della filosofia, noi ci attendiamo le cose pratiche. Allora. Grazie. Facciamo una foto, no, non le mettete via? Così? Stai? Ce l'hai il telefono? No. Ce l'hai tu, Marzia? Aspetta, ci vuoi più? Non c'hai ragione. Aspetta. Sì, così. Aspetta. Vai. No, togli le dita. Aspetta. Togli le dita. Aspetta, Stefano, aspetta, girato così. Ah, non giusto. No, era giusto, okay. Era giusto. Okay. Vuoi farne un'altra? Cioè, no. Stanno facendo. Sì, no, vorrei farle con la denuncia. Con, okay. Ok, questo allora lo dobbiamo disegnare. Con la busta, no? E dentro ci sono. Sì. Cosa si fa? Per la liberazione? Lui non è barbiere ermite, lui è sì. Okay. Sì. Segretario di Stato. Segretario di Stato. Mo sono stampato. Scusa, no, è il segretario del tesoro. Okay. Tesoro. Sì. Non le mettete via? No, metto così. Sì. No. Oh, adesso ce le mettono dentro la busta e sopra la busta ci rimettiamo i nostri. Questa vostra. Grazie. Ah, potevate tenerla, era una copia no, per questa voi. Questa la mettiamo poi nel primo. Allora, lo metto okay. Dentro il plico. Ma nella busta insieme al primo, insieme al... A quelli? Aspetta, ma... La metto la faccia così? Nella prima, ma nella seconda no, pagina. Aspettiamo un attimo che ci danno un'altra. Ci mettiamo tutto alla fetta, anzi di sì. Allora, se sulla busta ci scrivono loro. Mettete sì, sopra sì. Chi è diretta là. Sì, sì, ne mettiamo tutti e tre comunque. Sì, ne mettiamo tutti e tre. Avete la metà? Sì, come no, viola, quante ne vuole. Aiutami. Ce l'hai? Dove ci sono scritti in questa parte dell'invio? Aspetta. Guarda, se mi volete voce. Sì, grazie. Grazie. Aspetta, ma secondo lo trovo. Non lì, non colpo, ma ci torna. Guarda per dire molto sicuramente. Sì? C'è Giancarlo Giorgetti. Eccolo. Guarda, qui il sono... segretario settato Ugo Zampetti. Allora, sue proprie mani. Riccardo. Barbieri. Hermi. Giancarlo Giorgetti. Giancarlo Giorgetti. Ugo Zampetti. Ugo. Non vuoi mettermi anche qualche cuno in più? Già che ci siamo? No, ce l'hanno già qui. Ce l'hanno già lì. Ok. Vedete le... Ragazzi. Stefano, vieni di qua, per favore. Così? Vai.
e 3. Ora è legge, sappiatelo. 1, 2, 3 e lo mettiamo a posto. Devo mettere questione di diritto del fatto di ordine pubblico. Non c'è bisogno, tanto hanno fatto le fotocopie. Tanto non è che devi viaggiare via posta, eh? Ecco qua. Svelenato? Com'era? Cambia di... Grazie. Grazie, è finita la saliva, iniziamo a tutto. Tanto ora vanno a prendere scotch. No, non incolla. Ce la possiamo fare. Sì. Lo scotch. Ci mando, sì, no, no, non ci sta, a parte che ci fidiamo che lo portate sicuramente, no? No, io l'ho portato apposta uno scotch, una cosa completa. Grazie mille. La portiamo sicuramente, quello è una cosa che a me non bisogna dire. Sì, lo so che voi il lavoro vostro lo fate. Forse siamo qua per questo. Se sapeste quanto ne siamo certi di questo. Ok, facciamo anche così, uno qui e uno qui, mi diano ancora 30 secondi? Sì, sì, non c'è 30. Devi scrivere qualcosa su qui? No, semplicemente voglio fare una cosa. No, non voglio la penna. Vuoi mettere solo il sigillo? No, no, quando si sa... Non è dell'ufficio. Vuoi mettere solo il sigillo? Sì, ma... Se l'hai portato da casa. La collega che... Ma ce l'hai? Permetti. Prego, vuoi anche te? Sì. Voilà. Allora, vediamo un po' le indicazioni. Abbiamo mandato a Riccardo Barbieri Ermit, Giancarlo Giorgetti e Ugo Zampieri. Però, allora, no, non è che non si vede. Va bene. Essendo tre distinte persone. L'abbiamo già mandato via PEC. Ok. A tutti, però, a tutti e tre. Però questo qui, cioè il primo che deve andare, il primo della fila, Riccardo Barbieri Ermite. Perché di solito questo per noi, e poi per Ubi principi... Maior Minor Cesat, guarda, sarebbe il ministro. Però se sì, voi sarebbe, sì, sarebbe il ministro. Sarebbe, ma non è il ministro. Competenza basta è... che ci spiegate. Facciamo così. Sarebbe fare la fotocopia del direttivo? Sì. Cancella la registrazione. Cioè il primo, diciamo, come priorità di competenza è la ragioneria generale dello Stato e poi come per questo, diciamo, è chiaro per loro, non si preoccupi che è molto chiaro. Sì, però siccome no, sì. Primo, al primo, al primo, poi per principal agent doctrine lo devono mandare, allora, lui lo deve mandare a tutti, mi presta la penna, io come non no? Ce l'ho qua perché questo non è, è una busta, diciamo. Ok. Ok. E allora poi serve la fotocopia. E ne facciamo un'altra foto. Scusa, ho rubato la penna. Le dà la copia della busta col tiro. Perfetto. E grazie. Sì.
anche per la vostra pazienza, perché esatto. Comunque anche voi doveva cambiare il turno, vero? Qualche mezz'ora fa semplicemente sareste potuto venire domani. Esatto, lo so, però immagini insomma che quello che stiamo facendo non è sicuramente ma è comunque beh lui è già sotto pagato. Due volte che ci si trova quando ci vede ormai c'è che è andato bella fortuna tu, e tutte e due le volte è fatto fuori turno diciamo. Beh, ora vi lasciamo andare. E ora la finanza tutti i giorni si ritroverà PEC con allegati le nostre azioni, PEC e allegate le nostre azioni, PEC e allegate le nostre azioni. Quante prove vogliono? Vediamo. Adesso devono leggerle però. Devono leggerle. No, lo devono leggere, ma l'hanno già letto. L'hanno già letto, tesoro, l'hanno già letto, lo sappiamo benissimo. Quello che firma il trust è il MIT, quindi non è che dobbiamo spiegare quello che è il lavoro suo, capito? Buonasera. Buonasera. Adesso abbiamo un po' la macchina. Stamattina il treno non è passato. Siamo arrivati con la macchina da Nanni, alla Nannina, e non c'era la metro. L'attacco non faceva sciopero. Giornata proprio perfetta. C'erano tutti i segnali per rimandare a domani? No! E invece no, abbiamo parcheggiato a Piazza della Repubblica. Quindi della serie. Abbiamo trovato parcheggio a Piazza della Repubblica. Sì. Facciamo le fotografie. Anzi, non faccio le foto. Ci sono ancora di più, ci sono le altre documentazioni. Ha fatto le fotocopie, ma sono per loro le fotocopie. Anche perché loro le fotocopie di quello le allegano a tutta il clip. O in disegnino. Ecco sì. Allora questa è la fotocopia qua, io l'ho aggiunto qua perché sì. Non si evinceva. Perfetto. Grazie. Prego. Grazie. Tanto posso accompagnarmi. Muori come scura. Grazie. Ci accompagno. Sì, certo. Allora ti saluto dopo. Ok. Okay. Lasciamo liberi. Terza consegna. È bello. Sì, sì. Vero? Ci siamo divertiti oggi, sì, è sì. È divertente, lo sapete perché è divertente? Perché ormai non solo ci conoscono, non solo ci conoscono, perché devo andare più piano, hai paura di cascare a parte dietro? Non solo ci conoscono, ma velatamente neanche tanto ci dicono, è una speranza. Oh, oh, oh. Sei Trintero? Ci dicono che è una speranza. Ci hanno speranza. Tanto, Francesca, tanto, anche mi sono anche sentita molto sull'autorevole spinto.
a un certo punto non ero manco io, guarda, ho dato una frecciata a quello della Digos, il Moretto, si è piegato in due, si è piegato, non volevo fargli male, ma me l'avevi avvertito? ci sono. E grazie pure a tutti noi che siamo in Zoom da stamattina, siete meravigliosi. Eravamo tutti qui insieme. Mi tenne Roberto. No, Roberto no. No, no, è stata una, questa non lo dovevo fare. Non so perché, ma è così. Meraviglie! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Adesso c'hanno una settimana di tempo. Una settimana di tempo. Se no veniamo con la finanza. O con la polizia di Stato. Chiamiamo loro, va. Ci facciamo accompagnare da loro. Ormai sì. È la terza volta che veniamo, sapete che vuol dire? Che è? Legge. Legge. Grazie a tutti! Grazie, grazie a tutti! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie! Grazie, alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie. Grazie per la collaborazione. No, grazie. Ste robe. Hai capito? Questo sono un chat con sì. Ciao. Grazie di tutto.